Di, David, quante ragazze ci faremo in questo viaggio? Non ti sembra che sia iniziato bene? Benissimo, di buca in buca. Come di buca in buca? Sì, di buca in buca. A chi? A me? Sì. Oh, ma stai scherzando? No. E quella sulla nave? Ah, dai, non dire stronzate. Non ci hai combinato niente con questo. Sì, lo dici tu. Sì, 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 lo dico proprio io. Di buca in buca. A chi? A me? Sì, a te. Oh, piatta, ma sei invidioso, ecco perché... Hai ragione, è un pub. Ok, gli chiediamo un posto per dormire? Eh? Mangiamo, beviamo. L'agnello macellato. Strano come nome. E l'agnello dov'è? Sarà dentro a riscaldarsi, vieni. No, aspetta, aspetta, che razza di insegna è per un pub? Ma che ne so io, preferisci Lilton? Va bene, però se accade qualcosa sarà colpa mia. Tua. Esatto. Andiamo. Salve. Salve. Buonasera. Fa molto freddo, possiamo entrare? Mi metto qui. Sì, si potrebbe mangiare. No. Allora si può avere un caffè? No. Ah, andiamo bene. Una cioccolata. Abbiamo alcolici e birra, altrimenti potreste bere del tè. Avete del tè? No. Ah. Ma posso prepararlo per voi, se volete. Ah, sì, 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 certo. Sì, la prego. Gente cordiale, vero? Lascia stare, almeno fa caldo qui dentro. Guarda là. Beh, e con questo? Una stella a 5 punte. Il proprietario sarà del Texas. Ricordati di Alamo. Come ha detto? Oh, stava scherzando. Scherzando? Ah, sì, mi ricordo di Alamo. Lo vidi tempo fa a Londra, a Leinster Square. Intende dire che l'ha visto al cinema, quel film con John Wayne. Ah, sì, certo. Scacco matto. Giusto, e con Lawrence Harvey morivano tutti. Un vero macello. Un brutto film, se lo chiede a me. Ehi, Gladys, Tom, la sapete quella dell'aereo che stava per cadere? No, non me ne frega niente. Ma dove le vai a pescare? Ma lei sempre una nuova, smettila. Quelle candele che ci fanno? Chiediglielo. Beh, sì, sì, va bene, allora non ve la racconto. No, non ve la voglio raccontare. Ci sono due candele e una stella a 5 punte. È un simbolo magico. Il figlio di Lonceni sostiene che quello sia il simbolo dell'uomo lupo. Ah, capisco. E io dovrei chiedergli se accendono dei ceri per tenere lontani quei mostri, eh? Certo. Sbagli. Va benissimo, gente. Ascoltate, dunque, c'era un magnifico aereo che stava volando sull'Atlantico diretto verso New York. Era pieno di gente delle Nazioni Unite. Che c'entrano le Nazioni Unite? Ma scusa, chiediglielo tu, no? A metà strada sopra l'oceano si accorgono che manca la benzina. Allora sono costretti ad alleggerire l'aereo e buttano fuori tutti i bagagli. Ma questo non basta ancora. Allora buttano fuori anche i sedili, ma risulta ancora troppo pesante. Un francese va verso lo sportello e grida «Vive la France!» e salta fuori. Si fa avanti un inglese e impettito grida «God save the Queen!» e si butta giù. Ma il pilota dice che bisogna ancora alleggerire l'aereo. A questo punto si alza il delegato del Texas, si guarda in giro e grida «Ricordati di Alamo!» e butta giù un messicano. Ricordati di Alamo. Proprio così. Scusatemi, ma perché c'è quella stella disegnata laggiù su quella parete? Tu mi hai fatto sbagliare.
Mi scusi. Io non avevo mai mancato quel bersaglio. Ehi, Jack, è meglio andarsene. Stai scherzando? Dove andiamo a dormire? Non c'è posto per voi. Vogliamo andare, Jack? Penso di sì. Non potete lasciarli andare. Quanto paghiamo? Niente, ragazzi. Fuori. E Dio sia con voi. Grazie. Aspettate, ma come potete lasciarli andare? Via! Tenetevi sulla strada. Ed evitate la brughiera. Grazie. Grazie. E guardatevi dalla luna. Sì. Ma che diavolo intendeva dire? Non lo so. Lungo la strada troveremo qualcosa. Guardati dalla luna. Ah, smettila, Jack. Smetto, se no geliamo. Ma dov'è che andiamo? Ovunque, ma allontaniamoci da questo schifo dell'agnello macellato. E dove andiamo? Al bue squartato. Ok, ok. E che ne so, troveremo qualcos'altro. Ah, hai le idee chiare, eh? Hai visto come giocava bene quello con le freccette? Sì.